Benvenuti in un nuovo video, ragazzi. Diciamo che questo è un video che è un po' un ritorno alle origini, non è nient'altro che la recensione e test di un fuoco d'artificio. Eh, farò delle premesse prima di lasciarvi al test, e comunque, mh, quello che vi dico è che: insomma, è un prodotto Leslie. L'abbiamo già provato uno qualche mese fa. Si trattava della Big Pimpin, una 25. È una calibro 25 mm, 20 colpi, della Royal X, una serie di pregio comunque sia. E si tratta anche qui di un articolo della Royal X, eh, stavolta della Kissed by Fire, sempre della Leslie, eh, con un'ottima grammatura, stavolta a calibro 30 mm. Ok, iniziamo dalla prima premessa, eh, che faccio per una serie di motivi, uno su tutti. Il fatto che a volte vedo un'insofferenza eh, una idiosincrasia rispetto ad articoli stranieri o comunque ad articoli della, della Leslie, della Classic, per motivi vari. E faccio una premessa che è, è questa. Gli articoli tedeschi. Mh, la maggior parte delle volte hanno una particolarità, ovvero lo spacco è dolce, lo spacco. Eh, nonostante sia di ottima fattura eh, risulta fiacco come ha detto qualcuno più che fiacco è un colpo meno forte è un colpo meno aggressivo eh, nelle batterie di importazione cinese eh, delle cioè, diciamo le marche italiane che importano prodotti della Cina o che producono prodotti in Italia diciamo che si concentrano di più su altre cose rispetto che sui colori e la qualità eh, degli effetti diciamo che noi curiamo molto lo spacco in quanto ci interessa il, il botto ci interessa una deflagrazione eh, poderosa e curiamo possibilmente un po' meno i colori non dico che i nostri colori non sono ottimi anzi la nostra pirotecnica è pioniera di colori e effetti fantastici però, però diciamo che noi ci concentriamo su Tanto di spacco, quindi tanto di botto, tanto di colore e di, e di eh, particolarità dell'effetto. Mentre eh, in Germania, a parte per le leggi e a parte per eh, una serie di cultura diversa, eh, ci si concentra più sul eh, più eh, è bello il colore, più eh, i metalli utilizzati e i materiali in generale. Sono di pregio E meglio è l'articolo Poi se lo spacco non risulta aggressivo Risulta eh, normale Infatti io vi dico Questa cassetta è a calibro 3 Lo spacco era eh, non male Non era affatto eh, debole Per quello che vi posso dire Ma non era nemmeno tanto aggressivo Alla stessa stregua una canna 30 eh, della, della Teanese O di qualsiasi altra marca Ma comunque di tutt'altra fattura mi risulta molto più aggressiva, un colpo da, di canna da 30 si sentirebbe molto. Magari però i colori, come dicevo prima, non sarebbero così, eh, così ben curati. Perché ragazzi, è un mostro per i colori, è fantastica, veramente bella. Alla fine, per il motivo che dicevo prima, magari perché non ha effetti molto... Eh, cioè non ha mh, degli spacchi molto aggressivi... Potrebbe benissimo essere inserita in uno spettacolo, magari come intermezzo tra una batteria e l'altra, ma comunque un effetto, ha un effetto fantastico. Inoltre eh, ringrazio Fabio Lucini, sempre il mio amico eh, della sua pirotecnica Pirolux, lui porta eh, prodotti sia della Classic che della Leslie, eh, della Zena, insomma. Questo articolo è disponibile, sono disponibili anche altri articoli della Leslie, fantastici, ed è sempre della Royal X, eh, come la Bombshell Chic, anch'essa a calibro 30, con un effetto molto simile ma particolareggiato per alcune altre cose, una 19 colpi, anche quella consigliata. Quindi vi lascio sempre il link della sua pagina Facebook in cui troverete contatti per poter acquistare e informarvi sotto il video, qui in descrizione. E nei commenti, nel caso in cui vogliate provare queste cose spettacolari. Questi articoli eh, tedeschi eh, importati poi anche dalla Fooche Festa, perché comunque diciamo che sono articoli di pregio che importa la fuoche festa. Eh, per per l'Italia. Ottima, veramente ottima. Adesso andremo sullo specifico, ma diciamo che la cosa che si nota subito sono degli spacchi. Davvero grandi, eh, dei colori veramente ben accesi e degli effetti secondo me molto suggestivi. Sono due o tre. Si inizia con un effetto diverso: un effetto che dovrebbe essere silenzioso, ma in realtà eh, è, abbastanza, eh, è abbastanza vivace. Vediamo questa eh, piccola coda crackling che pensavo fosse molto più bassa, invece sale abbastanza, quasi come i colpi. Eh, questo sbruffo questo sbruffo crackling eh, che apre questa cassetta una cassetta da anche una, che ha anche una particolarità per noi italiani e in generale eh, perché i nostri fuochi d'artificio diciamo le nostre cassette sono distinte dai modelli a 16 dai modelli a 19 25 e poi ci saranno alcune piccole anomalie ma questo è un articolo da ben 15 colpi quindi non 16, non 25, 15 infatti ha questa forma particolare che gli permette di avere 15 colpi ovvero questa forma triangolare è un articolo, ripeto, eh, di, di pregio eh, appartiene a questa serie di articoli poi tutti diversi in realtà e in questo cofanetto eh, azzurro con questa grafica abbastanza elegante e anche questo è un'ottima cosa che gioca a favore, questo cofanetto che tiene che diciamo, unita tutta la cassetta, anche se in realtà potrebbe essere estratta senza motivi, cioè senza problemi, no, senza motivo, in realtà il motivo c'è, puoi tirarla fuori la cassetta perché come ho fatto io con la Big Pimpin, a me piace un sacco il cofanetto quindi lo terrò in casa cioè io li, li vorrei collezionare e mi ci, faccio, mi, mi ci faccio una teca però diciamo che non è difficile toglierla via in quanto è incartata con una carta da, da pacco è incollata al fondo della, di questo cartone, di questo involucro esterno e poi comunque è tutta scocciata alla sua parte cioè è a sé stante è soltanto inserita in questo cofanetto in ultime, inoltre ha anche un'altra cosa ottima ovvero è doppia miccia, miccia primaria e miccia secondaria di riserva quindi anche abbastanza sicura da questo punto di vista ma comunque della seconda miccia non ce n'è stato bisogno infatti è schizzata via a fine eh, degli ultimi colpi è ottima veramente ottima ottima fattura ottimi colori vi invito a guardarla eh, col massimo della qualità su YouTube e vi lascio al test.